Sono state chieste prima di iniziare i lavori delle comunicazioni che ritengo, di non, considerato la convocazione di oggi, ritengo di non dover concedere oggi, ma le rinvierei alla conferenza dei capigruppo di martedì per valutare se mercoledì concederle in aula. Sono riguardanti, essendo venuto a conoscenza dei giornali che sarebbe stato occupato un locale in Barriera di Milano da un centro sociale, e che l'occupazione avrebbe presentato un consigliere comunale, si chiede una comunicazione urgente. La firma del consigliere Viale la rimandiamo quindi la settimana prossima. Altre comunicazioni non ne ho, assegniamo come abbiamo... Ah sì, vi faccio alcune comunicazioni per ricordarvi che il giorno 11 ci sarà consiglio comunale, alle 10 convocazione ordinaria con le interpellanze, alle 15 appello nominale, eventualmente alle 18. Poi ricordo anche che in conferenza dei capigruppo del 30 marzo abbiamo fissato in linea di massima la programmazione delle sedute consigliari dedicate al conto consuntivo, che è l'oggetto di cui trattiamo oggi da mandare in commissione. Verrà mandata a tutte le commissioni consigliari permanenti e quindi non viene chiamata, non è necessario che venga chiamata dai consiglieri. Le date previste per i consigli prossimi sul conto consuntivo sono il 27 e il 30 di aprile, il 2 e il 3 di maggio. Bene, allora passiamo quindi all'ordine del giorno. Primo allegato, paragrafo 1, meccanografico 1642/007, avente per oggetto istituzione torinese per una educazione responsabile, rendiconto per l'esercizio 2011, approvazione, va in prima e quinta commissione per i colleghi Ricca, Carbonero, Scanderbeck, D'Amico. Paragrafo 2, meccanografico 1539/024, avente ad oggetto rendiconto del Comune per l'esercizio 2011, approvazione, va in prima commissione congiunta con tutte le commissioni consigliari permanenti, quindi non è necessario chiamarla, come dicevo. Il Consiglio Comunale si è concluso, ringrazio a tutti della presenza, buona Pasqua a tutti e ci vediamo l'11.